Oggi è un giornata importante perché attraverso Angelo riuniamo, grazie all'operato del sindaco De Magistris, un sacco di sindaci, tanti sindaci da tutta Italia, dal nord al sud, proprio per ribadire la bella politica che c'è al sud, che si fa e che bisogna mettere in evidenza. Chiaramente c'è tanta tristezza, ma soprattutto c'è la consapevolezza che c'è tanta bella gente in questo paese. Io giro l'Italia da 8 anni e questo paese ha bisogno di figure belle che sono come Angelo Vassallo e che oggi sono qui invitati. Io aspettavo che mio fratello diventasse una persona normale, che fosse, perché lui era una persona normale, e che tutti quanti noi avessimo una vita normale, regolare, come ce l'hanno meno di persone, di italiani. Abbiamo voluto fortemente questa iniziativa per due motivi. Per evitare che vadano in archivio le indagini su Angelo Vassallo e quindi si faccia di tutto per scoprire mandanti ed esecutori, ma anche una riflessione sui sindaci in prima linea. Si parla poco in Italia del fatto che ogni giorno sindaci vengono minacciati da sud al nord del nostro paese, che rischiano in prima persona per prevenire le infiltrazioni delle mafie nelle istituzioni. Quindi credo che sia una giornata importante, l'abbiamo voluto fare a Napoli, in un luogo simbolo della cultura, perché la cultura poi è l'arma vincente contro ogni forma di illegalità. Questi dati recenti dicono che la Campania è ai primissimi posti, se non al primo posto, nel numero di sindaci che sono in effetti a rischio e minacciati. Sì, in Campania sono tanti, ma anche in altre parti d'Italia. Poi ci sono anche le minacce che non si vedono, non è che la minaccia è data solo dal numero dei proiettili che vengono spediti all'indirizzo di un sindaco. Sono le minacce istituzionali, ci sono gli isolamenti, c'è il rischio che corre il sindaco che è per strada, come il sindaco pescatore, il sindaco di strada, il sindaco che sta tra la gente, e continuiamo a vedere un Parlamento e un governo, parlamenti e governi distanti da questi bisogni e dalla lotta in prima linea che fanno i sindaci. Ecco perché questa iniziativa è coorganizzata insieme all'ANCI, che è l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, di cui io sono anche vicepresidente.